Mercoledì, gara 4 del campionato AC Sport, disputatasi sul circuito di Sebring, con le qualifiche che stanno per ultimarsi, che vedranno la pole position di Lombardi, chiamata ad una pronta reazione dopo la gara abbastanza deludente a Spa-Francorchamps. Ma ci siamo partiti con Lombardi che mantiene la prima posizione davanti ai quattro piloti SRC, con Petri, Pezzoli, Carbognani e D'Acunto. I piloti proseguono indenni questa prima fase molto molto avvincente, uno attaccato all'altro. La gara entra nel vivo già dalle sue prime battute. E al quarto giro ecco arrivare uno dei duelli più belli dell'intera gara, tra Carbognani, che difende la sua quarta posizione da Ugolotti, molto aggressivo, e Barone alle loro spalle, pronto ad approfittare per eventuali errori di uno dei due davanti. Saranno curve in cui la numero 333 di Ugolotti si mostrerà un po' in tutte le direzioni, a destra e a sinistra. Sul retrotreno di Carbognani, molto molto bravo a difendere con le unghie la sua posizione. Guardate Barone dietro, molto vicino ai due davanti. Ed eccoci qui, arrivati poi al momento clou, all'ultima curva, dove Ugolotti si fa vedere interno, ma è bravissimo Carbognani a difendersi esterno, per poi andare lanciatissimi uno a fianco all'altro sul rettifilo della partenza. Ma il momento del sorpasso arriva qua, dove c'è un cambio repentino di traiettoria di Ugolotti, che sopravanza la vettura di Carbognani, ed è lesto, molto bravo anche Barone ad approfittare di questa manovra del pilota numero 333 per, guardate qui, andare a fianco a Carbognani per poi superarlo nella traiettoria ideale qui, dove si è visto veramente una manovra di sorpasso molto ma molto bella. Gara molto avvincente anche nelle retrovie, con Alberti e Fontana in lotta per la undicesima posizione. Guardate qui, uno a fianco all'altro, i due continueranno la lotta per alcuni giri con il gruppone alle loro spalle, pronti ad approfittare per eventuali errori. Ma eccolo qui il contatto tra Fontana e Alberti, che provoca l'uscita proprio di quest'ultimo. Ugolotti al sedicesimo giro, tallonato da Barone e Carbognani, ha problemi con le gomme, anticipando sensibilmente rispetto alla sua concorrenza l'ingresso ai pit per il cambio degli pneumatici, con lo stesso Barone che approfitta andando a superare Carbognani. Quindi una situazione molto molto avvincente, dove cominciano a subentrare anche gli aspetti tattici della gara, con Carbognani che sfanala e D'Acunto, suo compagno di squadra, ne approfitta andando a rubargli la sesta posizione. Nel frattempo, là davanti, a 19 minuti dal termine, Lombardi si mantiene sempre in prima posizione, ma attenzione a Petri, perché è tra i più veloci in questa fase di gara, distante pochissimi decimi. Ma attenzione anche qui, perché entrano tutti ai box, con Petri che risulterà più veloce nel cambio degli pneumatici uscendo davanti a Lombardi, ma verrà punito dalla direzione corsa per una velocità eccessiva in corsia box. Costretto quindi a rientrare il giro successivo per scontare con un drive thru la sua penalità. Ugolotti ringrazia, andando così a guadagnare una posizione molto importante in classifica. Per Petri la gara è gravemente condizionata da questo fatto. Al penultimo giro, ennesimo colpo di scena, Carbognani scompone la sua vettura e va ad urtare pesantemente le gomme di protezione, mettendo a repentaglio il proseguo della sua corsa. Va a perdere diverse posizioni, regalandone poi una ad Ugolotti, che arriva sprombattuto, che dalla settima riesce a sopravanzarlo, andando a terminare poi così in quinta posizione.
E siamo così all'ultimo giro con Lombardi che deve difendere la prima posizione da un grande Pezzoli che riesce a limare decimi su decimi a ogni giro, andando a soli 5 decimi qui all'ultimo curva, ma non c'è tempo, non c'è modo, perché Lombardi va a vincere una grandissima quanto meritatissima gara. Ed è importante soprattutto in ottica campionato, perché così facendo va a prendersi la prima posizione in classifica generale in coabitazione con Ugo Lotti, che grazie alla sua quinta posizione si conferma leader insieme a Lombardi.